Terra amara, spoiler di lunedì 20 febbraio, Yaman intuisce la moglie non vuole tenere il bimbo. Lunedì 20 febbraio 2023 andrà in onda su Canale 5 il primo appuntamento settimanale di Terra amara. Su Canale 5, Demir cercherà di impedire a Zulaya di abortire. Yaman capirà con l'aiuto della madre che la moglie starà pensando di sbarazzarsi del bambino e cercherà di fermarla. Tutto cadrà mentre a Kukurova si starà ancora festeggiando il matrimonio di Yilmaz e Muigan. Il primo appuntamento settimanale con Terra Amara andrà in onda nel pomeriggio di lunedì 20 febbraio su Canale 5. Le trame riprenderanno dal momento in cui a Kukurova di starà festeggiando il matrimonio di Yilmaz e Muigan. I due sono diventati marito e moglie, anche se Akaya, anche in questo giorno, non potrà fare a meno di pensare a Zulaya. Quest'ultima intanto, non avrà nessuna intenzione di mettere al mondo il bambino di Demir. Sarà Sermin ad accompagnare Altun dal dottor Suavi, un medico che pratica aborti illegali. Il tutto mentre Demir è fuori città e Onkar invece, si trova alla festa di nozze di Yilmaz. Scorrendo le anticipazioni, Demir, dopo aver saputo di non essere sterile come erroneamente credeva, rientrerà da Istanbul in tutta fretta. Yaman vorrà dare la bella notizia alla moglie, ma quando arriverà alla villa non la troverà. Sani gli dirà a Demir che, molto probabilmente, Zulaya e Sermin sono andate al matrimonio. Pertanto l'uomo andrà al ricevimento, trovando però solo la madre Onkar. La madre gli dirà che invece Zulaya non si è vista. La signora Yaman a questo punto, intuirà che la nuora possa voler abortire con l'aiuto di Sermin. Pertanto, insieme a Demir, andrà dal dottor Suavi, nel disperato tentativo di impedire che Altun abortisca. Sarà una lotta contro il tempo quella di Demir e Onkar. Dando uno sguardo alle trame successive di Terra Amara si evince che Yaman riuscirà per un soffio a impedire a Zulaya di abortire. L'uomo sarà furioso soprattutto con Sermin, che ha aiutato Zulaya in questo piano. Pertanto, accecato dalla rabbia, deciderà di vendicarsi della cugina incendiando la sua casa. Demir, Onkar, Adnan e Zulaya intanto, fuggiranno a Istanbul. Yilmaz invece troverà il pezzo della lettera scritta a suo tempo da Zulaya e scoprirà così la verità su Adnan e sul reale motivo che aveva spinto l'ex fidanzata a sposare Demir. Caracate să rup rândurile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. We'll be right back.